Ciao, buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Qualcuno mi ha chiesto di fare un video di come poter smontare e pulire accuratamente il corpo motore dei Dyson V6. Poi farò una recensione per i V8 e infine per il V10. Oltre alla normale pulizia giornaliera o ogni 2-3 giorni, quello di logicamente svuotare il serbatoio, se è molto tempo che non si pulisce l'interno del V6, perderà un po' di potenza. Quindi ora vi faccio vedere come riuscire a smontarlo senza fare danni, naturalmente, e per avere una pulizia interna molto più accurata. Allora, per prima cosa, logicamente, bisogna togliere il serbatoio. Il serbatoio si schiaccia la prima volta e si apre in questo modo lo sportellino, come fate naturalmente tutte le volte per pulirlo. Continuando a premere un po' più forte, si sgancia e in questo modo potete levare tutto il serbatoio. Il serbatoio potete tranquillamente lavarlo sotto al rubinetto. Fate attenzione a questi contatti, quindi asciugate perlomeno questi contatti, che sono quelli che trasmettono la corrente, le spazzole motorizzate, ma comunque non c'è nessun problema, quindi questo potete già lavarlo tranquillamente. Un'altra cosa che potete fare, logicamente, è quello di smontare il filtro posteriore ed anche questo lavarlo sotto il rubinetto dell'acqua. In più vi è anche il filtro centrale, che anche questo potete naturalmente lavarlo nel sotto al rubinetto. Però attenzione, io all'inizio lo lavavo così com'era sotto al rubinetto e si vedeva che usciva dello sporco, ma la pulizia non avviene in modo totale. Perché? Perché siccome un filtro a maglie molto stretto è comunque una specie di panno, la polvere molto sottile filtra e rimane all'interno di questo filtro. Quindi per una pulizia totale cosa bisogna fare? Qua ci sono, se riuscite a vederli, degli incastri 1, 2 e 3. Se li premiamo per esempio con un cacciavite e facciamo leggermente leva, riusciamo un pochettino a far uscire il filtro. Facciamo lo stesso lavoro nell'altro e come potete vedere il filtro, la parte attaccata al cestello, si leva. Quindi levando questo filtro all'interno, ora io l'ho fatto da poco quindi non è molto sporco, però all'interno troverete sicuramente molta sporcizia. Quindi questo e questo potete lavarli tranquillamente sotto al rubinetto. Per il montaggio non si fa altro che reincastrare il tutto piano piano, così, e il filtro è pronto. Mi raccomando, questi due filtri dovete farli asciugare molto, quindi almeno 24 ore, devono essere veramente asciutti, perché sennò se è bagnato si rischia che la polvere vada a incastrarsi appunto qua dentro e si formino dei batteri. Quindi una volta puliti, lasciarli asciugare molto. Una cosa che si può provare per vedere se il vostro Dyson, il motore, è pulito, è, una volta smontato in questo modo o semplicemente anche col serbatoio, tanto col tappo aperto, provare a picchiare sopra. Guardate, questa polvere è tutta la polvere che è rimasta attaccata ai cicloni interni. Quindi se voi lo sbattete in questo modo, come potete vedere, è uscita un sacco di polvere. Un altro problema è quello di riuscire a pulire perfettamente la guarnizione qua. Come potete vedere c'è sempre un po' di polverina bianca. Ora, questa polverina bianca è dovuta che ho aspirato un po' di materiale, come si può dire, un po' di zetto, un po' di polvere bianca, perché ho fatto dei lavori in casa. Ho preso il Dyson e logicamente ho aspirato il tutto, ma è rimasta questa polverina bianca praticamente tutta dentro ai cicloni. Quindi come fare a levare questa parte dal corpo motore? Allora, per poter levare questo blocco, questo pezzo, quindi ci sono i cicloni, ci sono due gancetti qua in fondo che poi vi farò vedere. Sono due gancetti ai lati, uno da questo lato e uno da questo lato, e vanno spinti e schiacciati all'interno, perché poi vi farò vedere il meccanismo che c'è, che serve a
bloccare questo pezzo del corpo motore. Quindi dovete spingerli con un cacciavite, spingerlo con un altro cacciavite da questa parte, quindi stringerli, e poi vi fate magari dare una mano a qualcuno da tenere il corpo motore per poter staccare questo pezzo. Allora vediamo di infilare il cacciavite, fare un po' di leva verso l'interno e un pochettino si è sollevato il tutto. Stessa cosa da questa parte, come potete vedere si è sollevato il pezzo. Ora vi faccio vedere meglio quali sono i due pezzettini. Vedete, sono questi, sono da spingere in questo modo. In questo modo si stringe l'anello che tiene bloccato il pezzo centrale. Quindi aprendo questi due, quindi con, io non ho fatto altro che praticamente fare forza un po' di qua, sollevare e si è levato da una parte, schiacciare dall'altra parte, sollevare e si è levato anche il, praticamente il pezzo con i cicloni. Ora tutta questa parte qua, se non volete andare oltre, è possibile immergerla nell'acqua. Quindi potete sciacquarne una bacinella sotto il rubinetto, anche questo semplicemente con acqua del rubinetto, e potete pulirla. Se non vi volete fermare qua e volete fare una pulizia molto più approfondita, bisogna togliere questa griglia. Questa griglia si toglie in questo modo: dalla parte dove c'è il bocchettone di entrata fate leva con un cacciavite in questo modo, e piano piano cercate di sollevare. Se avete un cacciavite un po' più grande, forse è meglio che fate leva meglio. Quindi cercate di aprire in questo modo tutta la parte della circonferenza. In questo modo si riuscirà a far scattare, come potete vedere, piano piano anche il filtro, questo qua a rete fine. Come detto prima, è meglio se avete un cacciavite un po' più largo, perché riuscite a fare meglio forza. Comunque la procedura è questa. Ok, ho fatto tutto il giro piano piano con il cacciavite e come potete vedere questo si leva, anche questo lavabile sotto al rubinetto, e guardate i cicloni all'interno come sono tutti sporchi di polvere. Ora anche questo lavarlo. Se volete fare un lavoro più di fino, dovete procurarvi una Torx, quindi quei bussolotti a Torx, quindi quel cacciaviti apposta per aprire queste viti, e cominciate a smontare una per una, 1, 2, 3, 4, 5 viti. Una volta smontate le 5 viti, questo si può levare e quindi potete accedere ancora più all'interno dei cicloni. Una volta che avete fatto questo lavoro, logicamente potete rimontare il tutto, che è molto più semplice. Quindi reincastrate, facendo attenzione che la parte con questo, diciamo, questa asola sia infilata in questo modo, e richiudete spingendo il tutto. Vedrete che si incastra tutto senza nessun problema. La stessa cosa poi potete reincastrare tutto in questo modo, così facendo un po' di forza e magari cercando di muovere un pochettino, e questo si incastra di nuovo, e poi rimontate i due filtri. Quindi come avete visto è abbastanza semplice, ci vogliono una decina di minuti, il tempo maggiore è quello che voi dovete aspettare per far asciugare i pezzi, ma come avete visto è tutto molto facile. Allora, ho aspettato logicamente 24 ore, qualcosa di più, per far asciugare le parti. Come potete vedere è tornato praticamente nuovo. Quindi prima operazione da fare è quella di incastrare il corpo motore, che basta premere, fare un po' di forza, tac, avete visto, già perfettamente incastrato. Reinserire il filtro centrale, mettere il filtro posteriore e rinfilare di nuovo il serbatoio. Questo non l'ho lavato perché tanto tempo zero, si risporca di nuovo. Incastrare prima
come si può dire, la parpella davanti, quindi vedete c'è un aggancio qua, incastrarlo in questo modo, prima davanti e poi fate leggermente forza e poi chiudete il tutto. Il Dyson torna come nuovo. Ciao e arrivederci a tutti, alla prossima recensione.